La prima stazione ferroviaria di Arona, capolinea della ferrovia Alessandria-Novara-Arona, sorgeva dove oggi troviamo l'imbarcadero. Inaugurata nel 1855 con i suoi 9 binari, 2 dei quali entravano direttamente nei locali della dogana, era una stazione di testa prospiciente al lago, proprio accanto alla stazione di attracco dei piroscafi a vapore che dal 1826 collegava Arona con la riva lombarda e svizzera. Un luogo dunque strategico per il trasbordo di merci e passeggeri, che potevano proseguire i loro viaggi a bordo di carrozze, piroscafi e barconi. Con l'arrivo del Novecento, carico di promesse e con l'apertura della Galleria del Sempione, si decise di costruire una stazione ferroviaria di diramazione più grande e moderna. Con ampio piazzale è in rilevato un lungo fascio di binari a circa 600 metri da quella preesistente. Ed è così che l'architetto Boffi diede vita al nuovo imponente edificio in stile Liberty, che ancora oggi fa bella mostra di sé all'ingresso della città. 15 binari passanti, 2 binari di servizio, un ristorante, sale d'attesa, ufficio spedizioni, biglietterie. Rimasero attivi i raccordi con il cantiere navale della navigazione e con il piazzale ferroviario a lago, declassato ora a solo scalo merci. Per permettere ai viaggiatori di raggiungere l'imbarcadero al riparo dalla pioggia e dal sole, venne realizzata una pensilina di collegamento lungo il viale Alessandro Colombo, attuale Corso della Repubblica, nel tragitto che conduceva dalla ferrovia al porto. La pensilina, chiamata anche Allea, divenne subito luogo mondano di passeggio e di incontro per i cittadini aronesi, fino al 1940, quando venne smantellata per reperire ferro da offrire alla patria in guerra. Il paesaggio urbano attuale si raggiunse solo negli anni 70 del secolo scorso, quando furono demoliti il vecchio edificio ferroviario a lago e l'attiguo palazzo della dogana, la Bindellina, dove, dopo l'edificazione della nuova stazione ferroviaria, avevano trovato sede gli uffici della posta e della prefettura e lo spaccio dei ferrovieri, la Provvida. In quell'epoca vennero definitivamente rimossi i raccordi con il cantiere navale e con il vecchio scalo ferroviario a lago. La navigazione riqualificò l'imbarcadero, realizzando una moderna biglietteria in sostituzione a quella preesistente, e venne ristrutturato l'intero cantiere per far fronte alle esigenze di manutenzione e costruzione di nuovi natanti. Sul viale si affacciavano le ville della borghesia aronese e alcuni verdi parchi che purtroppo hanno lasciato spazio ai condomini realizzati negli anni 60. Corso Repubblica era anche luogo di divertimento e incontro per gli aronesi che sino agli anni 70, quando ha assunto la connotazione attuale, ospitava locali e sali da ballo. Chi non ricorda il bar dancing dove si ballava il sabato sera, il Rinaldi, altro locale di grido del dopoguerra, ma anche il Piccadilly e il bar Trento Trieste. Dove oggi viene allestito l'albero di Natale, nel 1906 venne eretto il Monumento del Sempione, voluto da Tullio Cantoni. Poco apprezzato e amato dagli aronesi, fu demolito nel 1928 e proprio sul suo basamento fu collocata una colonna lignea rostrata con sulla sommità l'emblema del fascio littorio, per celebrare la prima edizione della Fiera del Basso Verbano, che purtroppo vide solo 2 edizioni prima di chiudere i battenti. Ma non solo, Corso Repubblica negli anni è stato teatro anche di grandi eventi sportivi, come il circuito ciclistico degli Assi e il circuito motociclistico di Arona, dove gareggiavano i più grandi campioni italiani e stranieri del tempo. Con le sue 12 edizioni raggiunse fama internazionale fino alla gara svoltasi nel 1948. Dal 1962 al 1976, nei nuovi giardini pubblici, veniva anche allestita ogni anno la Fiera del Lago Maggiore, che nel 1978 si trasferì in piazzale Aldo Moro e chiuse definitivamente nel 2015.